Vi sembra strano, ma a Floresta c'è la farmacia che funziona ogni giorno. Anche di domenica e a tutte le ore. Possono bussare, siccome abito sopra, approfittano e bussano a tutte le ore. Ma non è che telefonano, ma se non possono venire. Ah, telefonano pure i forestieri, i paesani, no. Da quanto tempo c'è questa farmacia qui? Da quanto? Da 40 anni. Da 40 anni? Sì. Quindi anche quando c'è stato, ecco, la nevicata quella grossissima, era, sì, c'era? Si vedevano i piedi delle persone che camminavano sopra, sulla neve. Quali sono, ecco, le esigenze di una comunità come quella di Floresta? Non hanno tante esigenze, però quando ci serve quella cosa la vogliono, perché gli anziani così è. L'anziano vuole poco, ma quel poco lo vuole quando serve. Lei è di Floresta? Sì. E quindi ha scelto di restare qui? Sì, mi piace, solo a Floresta, punto. Si ricorda il primo giorno che ha aperto la farmacia? No, non ce ne sono grande emozione, non ce n'è stata. Comunque per me è una cosa normale, visto che uscivo dall'università da un anno, quindi non c'è stata un'emozione grande. Però lei è la confidente di tutti, quindi lei conosce, sì, tutto lo stato di salute di tutto il paese. Non solo di salute, di tasca, di tutto. Anche. E quindi deve essere però indipendente dal punto di vista politico. No, io non sono apolitica. Apolitica, è così la farmacia. Però si stima la persona, tipo sindaco, come persona. No, come politica, a me politica non mi riguarda proprio niente. È successo mai che è rimasta senza medicine per la nevicata? Per un giorno sì, però poi hanno provveduto e me l'hanno fatta avere, perché me ne sono fatte lasciare, perché le portano da Capo d'Orlando qua. Me ne sono fatte lasciare da mia sorella a Castellumbetto, che è mio cognato, era messo là. Non mi dica che è farmacista anche lei, sua sorella. No, mio cognato, siamo 6 in famiglia, 2 farmacisti, 2 medici e 2 professori. Quindi si vivrà fino a 150 anni? Sì, speriamo di vivere bene, se no, no. Insomma, è proprio contenta di questa scelta di restare qui a Floresta? Sì, più che contenta sono. Poteva fare il sindaco? No, sindaco c'è stato mio nonno, sindaco c'è stato mio papà. Ah, perché? Sindaco c'è stato mio cognato per 2 anni. Ma sa che li ho conosciuti? E allora, bravo. E quindi sindaco io? No. Sarebbe proprio... E poi, no, non si può fare, è incompatibile. Certo. Non si può fare. Ok, insomma, è proprio contenta. Sì. Com'è andata con questo Covid qui? Il Covid, niente, ce la siamo fatta bene, perché non ci sono stati tanti contagi, diciamo. Ci siamo precauzionati. E poi il paese è piccolo. No, gente, il paese è piccolo, non vuol dire nulla. Sì, però gente ce n'è poca, questo voglio dire. No, ma quei pochi si potevano contagiare tutti. Si potevano accucchiare fra di loro. Ma siccome io esigevo la mascherina, non è successo grande cosa. Così, certo, l'hanno preso fuori, a scuola, in qualche posto. Comunque, non tutti. E turisti ne vengono qui? Abbastanza. Tanti auguri, ci vedremo fra pochi anni di nuovo. Va bene, sono contenta. Quando volete venire, venite. Grazie. Tante cose.